Buongiorno ragazzi, a parte dire che stamattina fa un po' freddo, anzi aspettate un attimo, mi tolgo anche perché sennò sembro Star Trek e non va bene. Allora, la riflessione di oggi è semplicemente, beh, per chi non mi conosce, sono Stefano Timolina, amministratore del gruppo ST, poi lavoro anche in altre realtà, però insomma, il ragionamento di oggi che stavo facendo è quante volte succede di sentirci soli? Ve lo dico francamente, per chi ha una testa, non vuol dire che sia un imprenditore, ma per chi ha una testa imprenditoriale, quindi che tende a fare, a costruire, eccetera, spesso, se non quasi sempre, ci si sente purtroppo soli. Aspettate un secondo che mi sposto pure, che ho anche un'ambulanza, quindi diamo precedenza a lei, e ci si sente soli. E purtroppo, se andate a analizzare in modo freddo, perché non dovremmo essere soli durante, come dire, la vita, no? In generale, cioè nasciamo soli tendenzialmente e moriamo soli sempre tendenzialmente, però diciamo che per una grande statistica è così. Quindi fondamentalmente in questo lasso di tempo tra la nascita e la morte ancora viviamo tra virgolette soli, a prescindere che poi viviamo a fianco a una persona, va bene, però siamo soli. E questa sensazione di sentirsi soli è brutta, lo so. Spesso capita anche a me, ma sei anche costretto a sentirti solo, perché ovviamente se sei a prendere le decisioni le prendi tu, se le trovare le soluzioni bene o male le trovi tu, poi puoi coinvolgere altre persone che ti diano una mano, ma trovare la soluzione comunque sei tu a decidere una cosa, a far partire una cosa, a farla morire, qualsiasi cosa sei comunque tu, capisci bene che in pratica sei solo. E la stessa cosa lo si può sentire un padre di famiglia, si può sentire la stessa situazione un figlio che magari vorrebbe dire delle cose e non può dirle. Quindi ragazzi, fondamentalmente siamo soli. Allora che cosa fare? Io vi dico cosa faccio io fondamentalmente quando appunto do per scontato e quindi ok, sono solo, questo problema, cosa faccio? Niente, faccio. Non ho la soluzione, semplicemente che se uno però fa, lì arrivano le soluzioni. Il dramma è quando uno si giustifica con la solitudine e rimane fermo e pensa a cosa fare. Lasciate perdere, è meglio che fate, siete soli, vabbè, sti cazzi, va bene, ok, siamo soli. E allora, dopo che siamo arrivati a questo punto, la conclusione qual è? Non è che un problema o una cosa si risolve solamente avendo analizzato che siamo soli, no. Quindi, siamo soli, benvenuti in questo club, purtroppo ci dobbiamo convivere tutti. Detto ciò, allora, se uno vuole uscire da una determinata situazione, anziché lagnarsi, piangere, lamentarsi, eccetera, che per carità può essere uno sfogo umano, va bene ogni tanto farlo, ma ogni tanto farlo. Dopodiché, una volta finite le lacrime, se siamo prosciugati, io direi magari di fare azione, farne anche di nuove, buttarsi, ma fare. Quindi la morale è, anziché pensare, fare.